Oggi vi accompagno proprio in questa breve visita in paese, seguendo un po' le due principali tappe della vita della persona che poi andrete ad intervistare, che è appunto la casa dove è nata e poi il posto dove ha lavorato per praticamente gli ultimi anni del suo Ultimi lavoro. anni. Ecco, questa è la casa dove è nata la signora che andrete poi ad intervistare, ecco, dove sono nate anche i fratelli, che Anche eravate, tutti quanti fratelli in e 11 e 11 fratelli ci erano. siamo tutti vivi. Sì. E il loro papà è quel signore che viene ricordato in questa targa. Eugenio Ecco. Boschi. Questa è la casa dove siamo nati tutti noi, 6 fratelli e 5 sorelle. È stata un po' modificata, comunque la casa è questa, dove c'erano i buoi, le vacche, le mucche, c'era la distilleria della grappa, c'era la cantina del vino. Ecco, questa è la maestra Irma. Ciao bambini, ciao. State facendo un miracolo. Sapete in cosa consiste? Nel cancellare 30 anni della mia vita, cioè mi fate ringiovanire di 30 anni, perché è 30 anni che sono in pensione, no? E mi fate ringiovanire di 30 anni perché mi piace stare con i bambini. Siete contenti? Sì. Sono la terza di 11, allora per ricollegarmi. Sono la terza di 11. Da piccola, piccola non mi ricordo tanto, so che eravamo in tanti, che non, anche quando ci sedevamo a tavola non c'erano le sedie, c'erano quelle panche là. Perché? Perché bisognava stringersi. Perché le sedie occupavano troppo posto. C'era tanto lavoro. Abbiamo incominciato da piccoli, ci mettevano su una panchetta di legno fatta in qualche modo a lavare i piatti perché non c'era Non c'era l'acqua corrente acqua allora. corrente. E ci legava il grembiule qui sotto le spalle, così, perché eravamo piccoli, no? Allora, per arrivare sul lavandino lì, per dire come eravamo abituati da piccoli a Lavorare. lavorare proprio. E Essere autonomi. da grandi dopo siamo stati contenti di aver fatto questo tirocinio, perché non ci ha fatto fatica il lavoro, gli impegni, le cose. Anch'io dopo mi sono buttata, non so, nelle associazioni, mi ricordo, Sì, un sono cattolica. cattolica, avevo un gruppo di 50 giovanissime gestite. Dopo ho incominciato la scuola, naturalmente. Durante le vacanze andavo in colonia, la chiamavamo Pontificia. Il Pontificia presidente Opera. mi ha mandata a Roma a fare un corso per dirigenti, e sì che per 9-10 anni, 3 mesi all'anno, andavo in colonia. Insomma, partivo da Trento magari con un treno speciale con 1.100 bambini, pensi in proporzione al personale che c'era dopo, no? E soddisfazioni da matti, perché l'anno dopo gli assistenti che venivano in colonia, che erano 70, 80, quanti erano, non lo so, andavano in Pontificia e chiedevano: dove va quest'anno la signorina Boschi? Perché magari cambiavo, no? Dove va quest'anno? Perché volevano venire a dove andavo io, no? Ho avuto parecchie soddisfazioni che mi ho portato dentro per tutta la vita. Mi piaceva tanto insegnare a far scuola, no? E mi ricordo che le insegnanti che tornavano dal congedo, dalla malattia, da dove era, mi scrivevano e dicevo: a me che sono una povera tapina, mi ringraziavano per il lavoro che gli avevo fatto, che avevo portato avanti gli scolari, ma mi piaceva tanto, ecco, e allora ce la facevo, insomma. È una vocazione. Penso che è dentro, perché proprio, guardi, anche alle magistrali, per esempio, ho adesso ragazze, maestre in pensione, vecchie come me, che mi fanno gli auguri di Natale, no? O di Pasqua, okay. E dopo dicevo: ma ti ricordi ancora di me? Ma Boschi, non ti accorgevi che eri il nostro punto di riferimento? Ma Sì, dai, senti, per squadra. ero estroversa, ma ho paura di esagerare, dai. Dimmi, continua la risposta a lei.
e la voglia di studiare ti è venuta dentro o è stato il papà e la mamma a invitarti, ad offrirti, orientarti? Qualcosina il papà, sì, ma la mamma, perché volevo andare alla scuola di cucito anche, perché non so perché, perché adesso anche faccio rammendi invisibili. Posso aggiungere una cosa? La domenica sera, tutti 11, attorno alla tavola in ginocchio, a recitare il rosario. Tutte le domeniche e nelle feste speciali ancora di più. E anche per dire, abbiamo imparato proprio dai genitori anche a essere generosi, a dare, anche quando viene qualcuno non va mai fuori dalla porta senza qualcosa, insomma. E papà, eravamo sulle panche come vi dicevo, e papà ci diceva: stringetevi, e lo faceva sedere sto poveretto e aveva le gocce di minestra sui baffi ci faceva... eppure eravamo abituati a accettare tutto, insomma, ecco, e a capire che avevano bisogno e che bisognava aiutare. Poi ho frequentato anch'io la scuola elementare e ho dei ricordi belli delle maestre più che del complesso della scuola, davvero, e perché erano eccezionali. Com'era una volta la scuola? In che senso? Nel senso, come si comportavano? Oh là là! Come si comportavano gli alunni? Gli alunni, guarda, io l'ho fatta con tanto, te l'ho detto prima, che l'ho fatto con tanto... Con tanto amore. Amore proprio. E guarda che su 220 giorni di scuola che c'era, 200 giorni aprivo il portone io della scuola. Per dire che mi andavo via per prepararmi per questo, per quello. Ho i miei quaderni di preparazione che ho insegnato 16 anni a Levico, no? Ero abbastanza severa. Quindi gli alunni erano... Li ho abituati a comportarsi bene. Se c'era un chiacchiericcio intanto che andavo a fare qualcosa, io non dicevo... Bambini, silenzio! Mi mettevo lì, avevo tre bancate, mi mettevo in quella in mezzo e stavo lì così. E allora quell'altro dava una gomitata al compagno come per dire tacci dai. Finché non c'era silenzio io non parlavo. E quando pioveva mi ricordo che le mamme venivano dentro nell'atrio perché pioveva magari e allora si appoggiavano lì al muro perché venivano giù le file e andavano fuori, no? E io li salutavo e dicevo: buongiorno bambini. E allora: buongiorno signora maestra, mi rispondevano in coro. E dopo mi giravo e venivo di ritorno, no? Sentivo le mamme che dicevano: questi vei e bravi. Ma a quei tempi le scuole accoglievano tutti i bambini, sia poveri mamma. Che ah sì sì, non c'era distinzione. Guarda, non c'era distinzione, sai perché? Perché eravamo tutti. Eravamo tutti poveri e veramente noi avevamo il papà che si industriava con tutti i modi che non posso dire di aver patito la fame. Il papà era un punto di riferimento anche per il paese perché tutti a chiedere consiglio. Eugenio, si chiamava Eugenio, cosa faccio perché mi succede questo, quello, cosa, mi dai un'idea, mi dai un suggerimento da cosa... Sì, 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 sì. Specialmente anche... nelle famiglie bisognose era... E contribuiva anche... Sì, veniva dentro una signora, si nascondeva dietro la porta, noi eravamo su a pranzo e uno di noi andava fuori, vedeva giù, che una donna, griò la porta, no? E allora il papà saltava in piedi subito perché capiva che era giù, che aspettava qualcosa, no? Difatti andava giù e chiedeva 2 lire, 5 lire perché non poteva, non ce la faceva più. E l'ultima dimostrazione l'ha fatta negli ultimi giorni della guerra, perché ha salvato diverse persone dalla morte certa e ha saputo tenere i tedeschi calmi, sì. Perché erano della SS, erano furibondi, volevano bruciare il paese, hanno fatto tante brutte promesse di fare del male, ma il papà ha saputo tenerli
perché aveva il tedesco, conosceva un po' la lingua, si è presentato in piedi, i tedeschi, con due fucili puntati qua. E il papà ha fatto così. Ich bin der Bürgermeister, io sono il podestà e devo sapere cosa succede qua. Perché li uccidete, ha chiesto il papà ai tedeschi? Perché questo ha la pistola, sì. Era l'ermano che aveva la pistola, e il Mariano Mariner aveva le munizioni in tasca. Allora venite e uccidete anche i miei 10 figli, che l'ultimo non è ancora arrivato. Uccidete anche i miei figli, perché le strade sono piene di pistole, di munizioni, di fucili. Che voi lasciate in giro. Che voi avete lasciate per le strade. Mi ricordo una cosa. Allora, no, il coraggio e la prontezza di spirito di Oresha Kitai, e gli ha salvati 2 persone. Ha mansito i tedeschi, perché erano nervosi da matti, e è arrivato a farsi prestare addirittura i camion per andare a Verona. Sai che è sotto Verona, dove è Farina? È a Bussolengo, la Pescantina, da quelle parti lì. E ne va su con i camion dei tedeschi a portare su Farina, che dopo la distribuiva. E io andavo, io avevo i soldi da pagare la farina, perché ero negli ultimi giorni ero scappato dalla guerra, ero a casa. Io pagavo, caricavo il camion e su, e poi la distribuiva a chi ne aveva bisogno. Mi ricordo una volta che quelli di Volano avevano portato via delle gomme. Le ruote di una mitragliera. Noi eravamo lì sulla sala, no? E sentiamo, avevano i tacchi di ferro, no? Sentiamo sti passi pom 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 de ferro, no? E ven dentro è il papà de colpo lì sul poggiolo. E noi piccoli eravamo dalle parti, no? E lì così che guardavamo con la ringhiera, e lui tedesco. Parlava in tedesco con loro, no? E mi ricordo sempre questa frase: se non portare ruote, noi sparare cannone e bruciare paese. Sparare cannone e bruciare paese. Quindi erano cose tremende. Erano stagioni terribili, veramente. E dopo, quando chi ha portato via anche le vacche dalle stalle, andavano a prendere da mangiare per la truppa, no? E dopo le persone venivano di corsa: genio, genio, genio! E mi ha portato via. Allora lui correva al comando che era dietro il cimitero e parlava col colonnello, no? E lì va a portare addirittura un teatro per... Erano già pronte per squartarle, sì. Con la corda ai pali del teatro, su che delle scene, aveva messo la corda e già legate le zampe alle vacche, pronte per ucciderle. Ecco. Per 3 volte. E dopo la terza volta i tedeschi hanno preso di mira, volevano far fuori il papà, perché li ha sempre ostacolati. Li ha sempre contraddetti, ha sempre vinto il papà, e ha sempre ceduto. E tutta la notte abbiamo al portone buttato i 2 carri contro la porta, i brentoni di lui appostati tutti, perché avevano paura che venisse dentro a fare una rappresaglia, perché erano esasperati ormai.